questa caffettiera si chiama napoletana, però in realtà l'invenzione fu francese, fu brevettata a Parigi nel 1819, molto antica. I francesi la portarono qua a Napoli, però c'era il problema che loro la producevano in rame. Il rame era un problema perché era molto costoso, quindi non riuscivano a comprarla, però il caffè veniva bene, era un problema. Fecero una colletta, ne comprarono una e poi i napoletani la copiarono e la fecero in latta. Funziona al contrario della Bialetti, perché nella Bialetti, la classica italiana, l'acqua è sotto e sale, invece qua nella Cucuma l'acqua è sopra e scende. E questo principio fa sì che il caffè non si brucia. Però il problema è che scende molto lentamente, perciò non si fa più oggi. Si mette l'acqua poco sotto questo buchino qua, piccolino, poi si mette il filtro. Adesso mettiamo il caffè. Senza pressare, facciamo una bella montagnella. Fatta la montagnella, avvitiamo, questo è il doppio filtro, vedete? Sigilliamo la miscela, ecco qua, e chiudiamo tutta quanta la macchina. La mettiamo nel fuoco, adesso quando l'acqua bollirà salirà di livello e quindi uscirà da questo buchino qua piccolino, delle goccioline, come valvola di sfogo. Quando vediamo le goccioline uscire da questo buchino, quello è il segnale per prenderla e fare un'altra operazione. Quando l'acqua esce, vedete le goccioline, si prende la caffettiera e adesso, attenzione che schizza, si capovolge, ecco qua. Adesso vedete l'acqua è sopra bollente e adesso comincia a scendere, incontra la miscela, vedete, e qua adesso goccia a goccia piano piano scende il caffè. Questa qua è l'attesa famosa del caffè napoletano antico, perché scende lentamente. Noi copriamo e mettiamo un cuppettiello, che era un conetto di carta, si faceva a casa con quello che si trovava. Questo era il tempo della conversazione, no? Qua non c'era il caffè espresso era proprio fu una rivoluzione. Quindi in questo tempo era normale, ci si sedeva, si stava insieme e si parlava. Era proprio una cosa conviviale il caffè, era proprio un rito.